Siamo qui oggi per far sentire il nostro grido, un grido che va a tutta la classe politica indistintamente, a tutte le associazioni che ci dovrebbero tutelare ma che sono inesistenti, per dire: si può fare un prodotto, sta aumentando tutto, aumenta il prodotto finito, la bottiglia finita, aumentano tutti i fitofarmaci per arrivare all'uva, però si sta bloccando al prodotto nostro, dove c'è la vita per la bottiglia, dove invece si lascia la vita per portare l'uva, per fare l'uva, e ci stanno portando a fare un prezzo della nostra uva meno dei costi. Non si può andare avanti. Praticamente dobbiamo lasciare il prodotto sul vigneto, abbandonarlo, andare a casa, strappare la carta della partita IVA e dire: ci fermiamo, riposiamo, prendiamo il reddito di cittadinanza e ce ne andiamo a mare. Qui ci stanno portando tutti quanti. Noi giovani abbiamo le spalle al muro, tutti ci stanno girando le spalle, quindi chiediamo, questo è un urlo dei giovani, qui ci sono un sacco di giovani che stanno facendo azienda, che stanno, quelli sono tutti giovani quanto me, tutti trentenni, che stiamo provando a fare azienda ma che non c'è più la possibilità, non c'è più aria, quindi noi cerchiamo di un aiuto. Questo è un grido di aiuto a qualsiasi associazione, a qualsiasi fascia politica, di aiutarci alla situazione che si sta creando. Non possiamo vendere il nostro prodotto sotto costo. Questo non lo accettiamo. Grazie. Siamo qui per innanzitutto dichiarare la nostra vicinanza, il nostro stare accanto ai nostri viticoltori. Sappiamo che Guagnano, ma tutto il territorio circostante, è un territorio che vive sulla viticoltura. Questo fenomeno di prezzi così bassi quest'anno, che si annunciano molto bassi, chiaramente ci preoccupa e ci mette accanto alle preoccupazioni di queste persone che ogni giorno fanno sacrifici per portare avanti un comparto che già di per sé non è stato mai facile. Io oggi sono qui con altri sindaci, con il sindaco di Novoli che anche presiede in questo momento l'unione dei comuni del Nord Salento, il sindaco di Sandone, c'è il sindaco di Salice, ci sono consiglieri sia da Nardò che da Leverano, quindi è tutto il territorio che deve cercare di mettersi insieme, di quanto prima incontrare l'assessorato competente alla regione e anche l'associazione di categoria per capire come istituzioni insieme cosa poter fare per porre rimedio, per porre un freno a prezzi che scendono così repentinamente, pur nella consapevolezza che siamo in un regime di libero mercato e che le nostre armi non si presentano così particolarmente affilate, però faremo tutto ciò che è nelle nostre facoltà, nelle nostre possibilità per stare accanto a queste persone in un'annata che già di per sé si presentava difficile per la siccità e per condizioni climatiche non favorevoli. Noi in questo momento stiamo ascoltando tutti, i produttori, i viticoltori, anche i trasformatori, perché bisogna ascoltare tutto il comparto. Ripeto, quello che noi possiamo fare è nei prossimi giorni mettere insieme tutto un mondo facendo da tramite come istituzioni per cercare di capire come porre rimedio a un problema che si presenta, ripeto, con dinamiche che sono molto superiori a quelle di un piccolo territorio come il nostro, perché è chiaro che in un libero mercato certe scelte, certi fenomeni si muovono ad un livello molto più macro, però a noi spetta proteggere con tutti gli strumenti persone che ogni giorno piegano la schiena nei vigneti. Marco De Luca, sindaco di Novoli e presidente dell'Unione dei Comuni del Nord Salento. Oggi siamo stati coinvolti da un gruppo di agricoltori, da un gruppo di amici che effettivamente stanno attraversando una profonda crisi. Basti pensare il costo della benzina a 2 euro, il costo lavoro che è arrivato alle stelle, e ci hanno coinvolto, e a questo punto anche noi vogliamo coinvolgere le altre istituzioni, dalla regione alle associazioni di categorie al ministero, perché è impensabile, da quello che mi raccontano, che il costo dell'uva, della raccolta che è già iniziata qui nel Salento, con dei prezzi veramente assurdi. Logicamente fare degli incontri a fine agosto, a mio modesto avviso, non ha tanta importanza,
semplicemente perché questi sono incontri che bisogna effettuare nel mese di maggio, giugno, dove già tutte le associazioni di categoria insieme alle istituzioni devono stabilire già il costo dell'uva. Voluto fortemente partecipare a questa manifestazione oggi a Guagnano in duplice veste, ovviamente da amministratore comunale, perché è doveroso, anche se gli strumenti che abbiamo noi amministratori locali sono limitati, anzi limitatissimi per un problema del genere, però è importante la presenza nostra qui insieme agli altri colleghi di altri comuni salentini e poi soprattutto anche da addetto ai lavori in quanto produttore vitivinicolo che conosce benissimo i sacrifici per arrivare oggi a fine agosto a portare a compimento, diciamo, un lavoro di un anno, quanti sacrifici ci sono, e vedere una speculazione del genere, perché non trovo altri termini per descriverle, è semplicemente un attacco alla dignità. Qui non si tratta di prodotto, di prezzo, eccetera, è veramente un attacco alla dignità a queste famiglie di agricoltori che ovviamente vivono di questo lavoro. Quindi sentire dei prezzi così assurdi, si parla per il primitivo di 50-60 euro al quintale, è veramente vergognoso, non trovo altri termini per descrivere quello che sta accadendo, tra l'altro con un prodotto di grandissima qualità. Io personalmente oggi ho vinificato un primitivo a più di 20 gradi babbo, che è un'ottima qualità, e quindi sentire questi prezzi è veramente assurdo. Qui a mio parere c'è l'assenza completa dello Stato, non solo nel settore specifico della viticoltura ma nell'agricoltura generale, perché questi problemi li sentiamo tutti gli anni con le angurie, con le patate, con i pomodori, eccetera. Cioè, ci sono gruppi di industriali, di grossi produttori, eccetera, che ahimè mi sento di dire che fanno cartello e quindi portano gli agricoltori con un cappio al collo fino all'ultimo giorno, che purtroppo sono costretti a raccoglierlo il prodotto, non possono fare altrimenti. Quindi a mio parere qui c'è veramente l'assenza dello Stato, che dovrebbe incentivare di più la nostra agricoltura.